Salve a tutti. E salve a tutti ragazzi. Sono Daz77 e qui con me c'è ZombieBest. Esatto, sono qui e con lui. E niente. Andremo a fare la ottava. Seconda ottava. No, l'ottava che se... ottava oddio, missione oddio. Di Sirius M3 BFE che si chiama La Sposa Tenebrosa. Bene, iniziamo in un bel cunicolo. Dove gli FPS con il culo. Allora, dove gli FPS vado molto molto alti, siamo... Io sono a 100, quindi noi li adoriamo, come abbiamo già spiegato. Io sono 70, dai. Ne approfitto per fare un saluto che mi sono dimenticato di fare nell'episodio precedente. Io voglio ringraziare il grafico che ha sviluppato appunto la grafica del mio canale. E voglio ringraziarlo e dirgli che nel 100° video parlerò molto di lui rispetto a questi saluti che sto facendo ora molto... molto tranquillo, molto insomma. Random. Molto random. Quindi. Oh! Guarda, due Star Wars! Ecco, li ha fatti incazzare. Bene. Beh, vabbè, sono anche già morti, dai. C'è un altro. Che è morto. Ottimo. Sì, così. Bene, dopo questo saluto. Bene. Inizio video. Diciamo che possiamo continuare molto contenti e felici. Ovviamente ci sono delle porte chiuse. Noi sappiamo già cosa va fatto, perché come per la missione precedente l'avevamo già fatta e poi c'è stato un problema mio che ho sbagliato e succede. Comunque qui si tira una leva al centro della mappa, dai. E si aprirà una delle porte da qualche parte. Ora dobbiamo trovare dove si è aperta. Madonna. Madonna. Iniziano già. Eccola qua. Non è qua. Ok. E dove? Qui ci sarà un'altra leva che tiriamo. Convinti. E si aprirà un'altra porta. Ok. Che è... che mi sembra... eccola là. Ovviamente nel frattempo arriveranno scimmie e Star Trek. Un'altra leva. Per Star Trek noi intendiamo... per Star Trek... Star Trek. Per Star Trek noi intendiamo... intendiamo quei... portami via. Quei cosi che camminano e sparano raggi laser blu convinti. E quelli noi li chiamiamo Star Trek. No, quelli sono Star Wars. Ah sì, erano Star Wars. Vabbè, avete... beh, la stessa cosa, sì. Dai, cazzo. Proprio siamo precisi. Nel frattempo tu hai tirato l'altra leva. Bene, bravo. Sono spawnate delle scimmie e quindi tirando quella leva, madonna ste scimmie, si è aperta un'altra porta qui nuovamente che ci permetterà di avviarci verso l'uscita. Ti aspetto qua. Sì, vabbè, però posso dire una cosa. Cosa? Non facciamo la cronaca della partita che potrebbe annoiare di brutto. Ma hai ragione, sai. Infatti. È che non so più cosa dire. Visto ci siamo accorti, ci siamo accorti, siamo che accorti. Forti. Ok, comunque siamo fortissimi. Adesso. Ok, scale da mal di mare. Sì, veramente. Però che tu stai facendo la cronaca della partita. Siamo fuori. Ok. Basta parlare della partita. Cambiamo discorso. Allora. Madonna. Allora. Compri un secondo telefono. Ok, intanto potrei approfittarne per fare della pubblicità occulta. No. Meglio di no. Poi si incazza. Ok. Chiedo scusa, rieccomi. Allora. Intanto sì. Io ho fatto strage. Infatti non ne ho ammazzato neanche uno. In ogni caso. E ne ho approfittato per fare della pubblicità occulta. No, sto scherzando. Non l'hai fatto. Magari l'ha fatto. No, non l'ho fatto. Noi come sempre ringraziamo tutti gli utenti che ci seguono, ma qui
ha cambiato la musica e ora c'è una musica... Ed è un... tropicale. Tropicale, esatto. Comunque, questo posto è un'arena, sicuramente. Sì, dà molto l'idea dell'arena e infatti spawnano, ovviamente, sti tizi blu, viola, più viola che blu. Madonna. Che... Io certi tizi blu li vedo sparire. Si buggano. Nel frattempo ne spawnano, come vedete, spawnati, no, un casino, no. Diciamo che è impossibile farsi beccare da questi cosi dei tizi blu perché sono lente. Ma ok, eccoli qua. Non potevano mancare i nostri amici kamikaze, che ovviamente mi esplodono in faccia. Ci sono comunque ad ogni livello. Sì, mi raccomando, le prime volte che giocate fate attenzione, perché dopo vi togliete le cuffie, ma questo succede solo se giocate con le cuffie. Se sì. giocate con le cuffie, poi quando ve le togliete capita che li sentite ancora. Sentite ancora sto... Sì, rimane molto impresso, rimane molto impresso. Soprattutto se usate il, se avete il volume infatti. Alto nelle cuffie, che li sentite bene, belli forti, allora vi rimarrà. Sì, può avere un effetto psicologico devastante. Bene, diciamolo che nel frattempo Sam ha detto che questi amici, questi tizi hanno veramente perso la loro testa. Mi sembra che abbia detto. Perché è uscito il sottotitolo, però è uscito in inglese. Non in inglese. Tradotto. Quelle statuette, fateci sapere a cosa servono, perché... Ecco, grazie, perché neanche quelle noi quelle statuette di Sam... Ne ho preso in pieno. Io penso che siano vite. Poi, scrivete nei commenti. Ecco, fateci sapere. Dateci una mano e fateci un po' capire questa cosa. A noi cosa. Poveri ignoranti, fateci capire. Oh, scimmie. Perché hai lanciato un C4? Vandalismo, distruggo un po' di colonne. Vandalismo dei manufatti egizi. Vai così. Ok. Ma perché viene scritto DAZ BSC, la porta del pilone è chiusa, anche se ho fatto io USA? Madonna, non mi escludono. Peccato. Andiamo avanti. Sei... ti emargina persino il gioco. Esatto. Oltre esatto. che tutta la società, oltre che tutta la società, persino il gioco, cioè, pensa a te. Bisogna impegnarsi. Ma forse non sono abbastanza convinto per quello che... esatto, non sei... Oh, ma si calma questo? Mi sparare razzi? Dai, no. Mi frega il tesoro mio, naturalmente. Me lo frega, avete visto come me l'ha fregato, vero? Sono cattivo, malvagio. È malvagio. Ok. Comunque guarda, ora... Guarda qua. Qua dietro ci sono i C4. Ho trovato la chiave. Bene, lui ha trovato la chiave, intanto io prendo i C4. Perché se ci sono c'è un motivo. Io li ho presi, quindi possiamo andare. Andiamo. Ho ancora 10 colpi del devastatore, dai. Buono. E la scimmia becca me e non lui, ovviamente. No, ha beccato anche me la scimmia. Ah, perfetto. Stavo per dire la stessa cosa, ma io sto per dire la stessa cosa che ho appena vedete, detto. Questo era ovviamente il boss... Ecco, adesso mi succede. Il boss che no, c'era anche... No, no! Il boss dell'episodio precedente. E ora lo abbiamo... Precedente. Lo abbiamo qui e dobbiamo combatterlo. E non è semplice da buttare giù, diciamolo. Come... Da non pochi problemi. L'hai polverizzato in aria. Non importa. Andiamo avanti. Daz ha già aperto la porta. Guardate che bravo che è Daz. Lo so. Però se anche uccidi il ciccione è meglio. Il colpo di grazia gliel'ho dato io, ma vai così. Prima io vado di qua per verificare se ci sono oggetti vari. Sì. Anzi, giusto, leggi l'incisione che c'è qua, che l'ultima volta... Ok, hai ragione, arrivo subito, perché l'ultima l'abbiamo volta l'abbiamo trovata sei... per caso. Qui c'è un'incisione, decifra. L'oracolo affermò, gli uomini costruiranno l'imbarcazione del sole e percorreranno il mare di stelle. Tuttavia, risveglieranno l'ira dell'Onnipotente. Bene, vorrà dire sicuramente qualcosa. vorrà dire sicuramente qualcosa che non staremo a spiegare. Esatto, perché dovete arrivarci perché non da lo soli. Sappiamo. Vai dire che non si sanno le cose. Ma possiamo proseguire e andare avanti con la missione. È vero, bisogna fare come a scuola, non bisogna mai dire che non si sa niente. Esatto, bisogna arrampicarsi bisogna dire... sugli specchi, sì.
bisogna dire: ma prof, io avevo studiato, ma adesso mi sono dimenticato tutto. Sì, sì, come no. Come no. Certo. Sicuramente è andata così. Ottimo. Oddio. Muori. Sì. Che spreco inutile. Con le tre cartucce di devastatore per quei due schifosi. Ora facciamo, diciamo subito che, diciamo questa cosa, la volta prima, la prima volta che facevamo questa missione, ci abbiamo messo 2 ore, ecco, per capire dove bisogna andare. Invece adesso saremo molto più rapidi, bisogna seguire queste scalette, insomma. E ce la facciamo. Infatti, poi il bello è che siamo arrivati qua. Sì, sì. Abbiamo preso sta roba, no? Abbiamo detto: ma questo buco qua non esisteva per noi. Siamo andati subito. No, ma non ho voglia. Io sono saltato là sopra, roba. Quindi. Sì, infatti. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo. Possiamo anche non dirle certe cose. Sì, perché forse meglio. No, ma l'importante è essere onesti. Esatto. Ok, allora, qua c'è un po' di armatura, cose così. Però pieno di roba qua. Un video. No, ma devi lasciarmi prendere i razzi almeno, vabbè. Eccola qua, la sposa tenebrosa. Interessante. Che forza. Wow. Bello. E allora lui con la sua battuta, convinto. Auricolare, esatto. Bluetooth e occhiali da sole. Quando è che bisogna spararle? Così potente. Quando. Adesso. Perché io non l'ho ancora capito in tutti questi. In queste ore. Gli punti il mirino addosso. Vedi che se gli punti non viene la vita, no? Sul mirino non viene verde. Appena viene verde, gli spari. Non ci vuole un genio. Forse ho capito come ammazzarla. Oddio, ma questa qui è la missione che non finisce più. Sì, esatto. Lo spoilerare però, perché poi la gente smette di guardare. Se tu lo dici. Ah, beh, a parte ma che vedono il tempo. L'avete vedono già il notato tempo. Esatto, l'avete già notato dalla lunghezza del video, quindi. Vai di doppietta, grande. Volevo farlo di martello. L'ultima volta l'ho fatta di C4 nel video precedente. Mi sembra, sì, l'ho fatta di C4. Di martello? No, di C4. Ah, sì, giusto, è vero. Io ho tirato a C4 e l'ho preso in pieno, l'ho convinto. Peccato che ho perso quel video. Ma vabbè. Vai così. Beh, vabbè. Naturalmente chiusa chiave. E ci serve una chiave, ovviamente. Perché lui non può buttare giù la porta. Ha lancia razzi, ha di tutto e non può buttare giù la porta, ovviamente. Va bene. No, ma tira anche di quei calci da Chuck Norris che naturalmente non sfondano una grata di. Sì, sì, sì. Cioè, sì. Arrugginita, madonna, vabbè, lasciamo stare. Cerchiamo. Mi serve chiave. Una fottutissima chiave! Anche questa è chiusa chiave, mi sembra ovvio. Certo, tanto ci per cambiare. Due chiavi, ovviamente. Allora, per di qua. Prendi qua che c'è la vita che ti porta a 200. Sì, visto. 200 di vita. Esatto. Adesso siamo imbattibili. Possiamo andare avanti. Ok, allora. Siamo invincibili. Ok, apri questa. Apri qua, te che hai la chiave. Non ho la chiave. Come no? Ma se. No, no, non so dov'è la chiave io. Io stavo seguendo. Ma non l'hai presa? Ma non so dov'è. Ah, forse era qua. Madonna. Era di qua, sì, sì, è di qua. Eccola, eccola, eccola. Vedo lo sbarluccichio viola. Sì, sì, anch'io. E qua vedo anche vita che non ho preso. Ecco, ok. Non me la fa prendere. Ma accidenti. Eh no, perché abbiamo 200 e non ci dà più di 200. Bene. Ah, io vado a caccia di vita, anche se. Vabbè, lasciamo stare, va. Cazzo, non li avevo visti. Ero convinto. Oddio, che guardavo te. Da dove. Da dove cazzo. Anch'io, Anch'io ero convinto, stavo guardando te. Lo faccio di martello questo.
sì, vabbè. Il mio razzo l'ha finito prima. Comunque adesso che abbiamo la chiave possiamo proseguire e andare avanti. Qui da un lato, io dall'altro. 2, 3, 4, 5, 6. Perché stai facendo queste cazzate? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bene. E vai tu. 19, 19, 19. Sì. 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 Ok, qui ci sono delle altre chiavi che ho preso che aprono ovviamente l'altra porta in teoria. Se tutto va bene. Sono diventato ancora più convinto dopo sta cosa. Sì, allora, fatti tutti di martello. Quanta vita hai perso? Quanta vita hai? Ho 100 di armatura e 187 di vita. Buono. Io 200. Ah, ok. No, ma... Cosa ma no, non li ho fatti di martello. Perché non li ho fatti di martello, li ho fatti di corpo a corpo, li ho fatti. Ah, pensavo li stessi facendo di mazza. Eh no, di mazza è troppo facile. Ovviamente, giustamente, di mazza è troppo facile. Oh, proviamo a uccidere il ciccione solo di mazza. Ok, pronto. Lasciamo l'ultimo. Proviamo a ucciderlo di mazza. No, no, lo lasciamo per ultimo prima. Sì, hai ragione, forse è meglio. Cerca di non... Due ce ne sono. Secondo me ci... Secondo me ci uccide. Però, vabbè, dai. Pollice in su per questa cosa. Uccidiamo questo che si è buggato tra le rocce. No, che non si è buggato. Dai, intanto ammazziamo questo che si è baccato tra le rocce, cioè che si è fatto finta... Minchia, che roba! Madonna! Madonna. Oh, ma quanti ce ne sono? Corpo a corpo, corpo a corpo! Sei corpo a corpo, bene. Oh, ma sono io solo che combatto contro... No, no, contro ne arrivano qui. Giganti. Ne arrivano anche qui. Pensavo... L'ultimo di martello. Pensavo una cosa, lunedì... Lunedì che succederà quella cosa che succederà... Te la non dico dopo. Andiamo a dire. Te la dico dopo perché se dico sta cosa si capisce, quindi te la dico dopo. Ah, ok. Ricordami che ti devo dire qualcosa. Non me lo dimentico. Sei pronto per andare di mazza? Un attimo. Che mi libero di questi schiffi. Ok, un attimo, prendo un po' di armatura che qua ho lasciato indietro. Ok. A noi due, anzi a noi tre, perché siamo in due che attacchiamo. Avanti! Sada! Sì! 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 Pollice in su per questa cosa. Aspetta, vado a prendere un po' di vita se la trovo da qualche parte, perché sono senza. C'è un altro ciccione! Facciamolo di mazza! Ecco, fallo tu perché io sto prendendo armatura. Fuck! Ti sparo due razzi. Troppa vita. Adesso morirò, adesso morirò. Sto arrivando di mazza anch'io. Arrivo. No. Arrivo. Sì. Ecco l'ultimo colpo. Ma vaffanculo. Andiamo avanti, abbiamo aperto questa porta con le chiavi. Comunque ho una cosa da dire per gli haters. Anche se non ne abbiamo tanti, vero? No, cioè, no, pochissimi. Non ne abbiamo? No, vabbè. Per gli haters, non preoccupatevi, noi vi amiamo lo stesso, anche se odiate i nostri video. Io mi chiedo, ci sono haters che mettono un non mi piace senza nemmeno guardare il video. E questo mi fa incazzare, perché devi avere un motivo, una ragione per mettere un non mi piace. Magari ditela nei commenti. Sì, infatti. Scrivetela quando mettete un non mi piace, perché a me piace saperlo. Le critiche costruttive. Costruttive, sì. Non sparateci insulti. Costruttive. No. Sono sempre ben accette. Sempre. Bene. Ok, dopo. E comunque io se ci sono commenti negativi io metto il pollice su anche i commenti negativi. Voi non lo vedete, ma io metto il pollice in su lo stesso, perché vi amo lo stesso, anche se ci odiate io vi amo. Vi ama tutti, ok. Eh sì, minchia, bisogna volersi bene, dai. Siamo anche in periodo di crisi. Bisogna volersi bene. C'è la crisi in giro. E qua ci sono molti di queste cose. Sì.
niente, proprio... Ok, 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 occhio dietro. Adesso faccio... Kamikaze, come sempre. La... O, oh, o oh, la cosa. Oh, 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 oh. Oh. Questa è la o oh, la cosa. Madonna, madonna. Intanto mi stava seccando, io faccio così perché ho C4. Questo invece via. Uccidiamolo di pistola, uccidiamolo di pistola. E martello! Bene. No! L'hai preso tu, penso che l'hai preso tu, di martello. Ok, cos'è sta cosa che ci passa sopra? Oh. Che cos'era? Che cazzo! Madonna, la balena della sabbia ci è passata sopra. Non so se l'avete visto. L'hanno visto bene, penso. Hai visto? L'hanno visto sicuramente. Madonna, si è buggato tutto. Perché è passata in mezzo a tutti gli edifici. Bene. Quando noi giochiamo si bugga tutto. Vabbè, vabbè, vabbè. Dettagli. Perché siamo noi. Sì, prendete esatto, tutto quello siamo che così trovate. Forti che bisogna che si bughino le cose. Esatto. Altrimenti sarebbe facile. Ok, adesso qua zombie. Qua sì. Sai cosa succede. Non parte musica, prova. Quindi non spoilerare. Non lo so, te lo so che hai detto. Non spoilerare, non lo so. Ok, qua c'è una torretta. Ah, mi sembra. Che bella la torretta, mi spara? Sì, mi spara. Ok, sì. Bella torretta. Vibra la terra, però... mi piace quando vibra. Cosa sono questi? Ok, io li odio. Clear. Io li odio. Anch'io. Oddio, mi... c'è uno Star Wars. Sono... Ah, sì? Bene. Mi sembra di averlo visto. Penso che siano dei più odiosi. LOL. No, no, è clear veramente. Poi lanciano ste... Madonna, lo Star Wars. Lanciano ste cose. No, sono... Sì, è vero, sono veramente... Poi quando sono tanti così... diventa... Un devasto, diventa un bordello. Un casino. Non si capisce più niente, no? Tu sei qua che spari alla cieca come stiamo facendo noi e non capisci c'è niente. C'è fumo, cioè. C'è solo fumo qua. C'è fumo, esplode tutto, volano gli asini, cadono i maiali, ma che cazzo. Comunque la cosa migliore da fare è stare un po' nascosti dietro a qualche colonna o qualcosa di simile. Però dovete cercare di ucciderli presto, perché sennò succede quello che sta succedendo a noi. Che indietreggiamo troppo e non possiamo più indietreggiare. Esatto. Il che non è piacevole. È entrato in gioco la ola cosa. Sai che quando entra in gioco la ola cosa c'è qualcosa che non va. Sì, sta rischiando. Significa che sta rischiando. Quando faccio tipo adesso Ma poi il problema è che fanno tanto danno. Fanno tanto di quel danno che veramente Che mito! Il biomecanoide ha ucciso il clear che stava per massacrarmi, vai così. Ottimo, qui abbiamo... No, c'è un altro, non va bene questo. Era un biomecanoide o uno Star Wars? Questo è un biomecanoide. Questo è un biomecanoide, ma prima dico. Ok, qui cosa c'è? Sì, raccogli! Sì, raccogli. Abbiamo un mitragliatore ora. Un po' corto di munizioni ancora. Il mio vecchio... Ah, qui... Il mio vecchio amore. Esatto, sì, infatti. Qua ho guardate le munizioni. Queste le teniamo per... Ma non si possono prendere. Siamo al massimo con 500. Ora capite perché ce ne danno tante. Cosa fai? Questo va di corpo a corpo. Allora ho abbastanza munizioni per tutti voi. Sì. Ammesso che LED voglia dire... Non mi è venuto scritto stavolta, lo sai che non mi è venuto scritto? Bene. Certe volte non scritto, vengono... certe volte no. Vabbè, tesoro. Ma comunque vabbè. Ovviamente. Dici qualcosa tipo che ha abbastanza munizioni per tutti loro, qualcosa simile. Qualcosa di convinto comunque, di estremamente convinto. Come sapete i bug capitano tutti a noi. Oddio. Oddio, c'è un casino. Ok, prevedo il devasto. Oh no, il clear no. Clear di nuovo, no. Ok. Vieni qua con me.
non lasciarmi scoperto. Solo ha dato un secondo a prendermi le munizioni. Un attimo. Adesso userò questi 40 colpi per coprirmi mentre vado a prendere gli altri. Vai, vai, veloce, veloce, veloce. Veloce però. Vado a prenderli. Vado. Devo tu intanto spara. Spara più di così. Qua c'è un casino. Di più di così devi sparare. Oddio! Oddio! Oh, oh! Oddio che schivate! Oh! Oddio! Ok, ok, mi stanno peccando in piedi, Però dovete ammettere che le schivate che ho fatto prima. Anch'io non faccio 2-3, ma poi adesso inizio non può beccare. Perché si è aperta la porta? Okay. Oh, dove sono finito? Mi si è aperta una porta qua e sono finito al chiuso dietro un cancello. I tizi non arrivano e non mi beccano. Bene, bene, allora. Oh! Wow! Qua c'erano munizioni anche. Munizioni per. E non entro. Ah, non potete venire di qua! E ne abbiamo scoperto una nuova cosa molto utile. Idioti. Ok, c'è un casino. Sì, metallici. Ok, ok, finché becca te va bene. Finché. No, una vita. Aspetta, ho un problema. Di vita. Vai! Lancia missili power! Anzi, mitraglione power! Sì, perché te lancia missili, quindi dico. Quindi... Ottimo, vedi. No, non mi hanno chiuso! Che culo! Sì! Dove cazzo? Dove siete? Fuck. Allora. Non voglio morire, va bene? Non voglio morire. No. Come no, sei no, di vita? No, come no, sei no. di vita? Sì. 6 di vita e 13 di armatura. Cosa fa? Vado a prendermi le munizioni. No, che munizioni, la vita intendo. Ho capito. Armatura! Vita, salute, munizioni, sì! Perché ho perso un sacco di vita a coprirti. Ho finito i colpi. Bene. Sono degli stronzi questi, veramente. Problema, aspetta. Sono dei bastardi. Ho preso la vita per niente, perché ne avevo 90, ho preso una salute a 50 e me l'ha portata solo a 100. Vabbè. Bene. Ok. Aspetta, non sono finiti. Oddio, quanta gente! Un attimo e torno indietro a prendermi le due munizioni che sono rimaste dietro. Sì, intanto ci penso io. Anche questa. Ok. Hai visto cosa accade quando ti muovi davanti alla mia arma? Quando vieni davanti alla mia arma, insomma. Diciamo che questo Sam ha il senso dell'umorismo anche in queste situazioni. Personaggio che ha carisma. Infatti. Non è come Isaac di Dead Space 1 che gli dicono: bene, noi stiamo qui a non fare un cazzo, tu vai fuori a uccidere tutti i mostri e tipo riattivare la corrente, prendere la scheda, uccidere. Che cazzo ne so, tipo. Uccidere tipo tutti i mostri presenti nella nave mentre noi stiamo qui a grattarci i coglioni. E tu, in silenzio. Ok. E loro, Kitachi acconsente. No, non dice neanche ok. Kitachi acconsente. Ah. Poi Dead Space è un gioco fighissimo, quindi niente da dire, però. Un attimo, sto arrivando anch'io, mi ero tornato indietro. Un po' di personalità potevano anche dargliela sto povero Isaac, madonna. Lui intanto ha trovato ben 3 chiavi, perché è venuto scritto 3 volte che ha trovato una chiave. Quindi. Ah sì? Sì. Bene. A sinistra mi è venuto scritto. Io tanto che lui ammazzava tutti, mi sono fatto il pieno di munizioni. Oh, certe volte sti ciccioni sparano velocissimi, sì. In una maniera allucinante. Poi non li sparano dritti i razzi, quindi risulta anche difficile schivarli in alcune. Bisogna avere i riflessi pronti. Esatto. Cosa che noi due ovviamente non abbiamo, perché. Oh!
Ok. E vai. Quanto mi piace. No, perché poi è convinto. È troppo? Madonna. Arrivo. Scimmie. Le mie nemiche per scegliere. Per le dislessia, portami via. Allora. Non so parlare oggi. Dove sono? Quindi... invece io non mi ricordo nemmeno più quanto lungo è ancora questo livello. Manca ancora un po'. Ah sì, ma mi ricordo l'ultimo pezzo che è abbastanza movimentato, non dico altro. Sì, non spoilerare. Spoilerei anche tu, quindi. Sì, vabbè dai, diciamo che abbiamo un pochettino a testa, un po' per ciascuno, non fa male a nessuno. Spoilerà tu che spoilerò anch'io. Va bene. Dove sei? Oh, dentro c'è qualcosa. No! È sfuggita la mia doppietta. Nel frattempo io apro. Vabbè. E prendo la statua che me la frega lui. Che se ci spiegate ovviamente cos'è, magari è meglio. Sì, così. Così lo capiamo. Magari la prossima volta ci andiamo a scannarci, no? Ci scanniamo per prendere la statua. Bene, qui ci danno molti C4. E quando ci danno salute, C4, armatura e di tutto, non è mai una buona cosa, ricordatevelo. Soprattutto quando ti danno gli esplosivi. Soprattutto. Eccoli qua, infatti. Non me lo ricordavo questa cosa. Non me la ricordavo. Ok. Bene, la tua connessione sta iniziando a far schifo. Come sei di ping? Comincia a salire ogni tanto. Ok, ma tu sai che la sera il team è sempre pessimo. Ma comunque stiamo per finire. Quindi, bene. Sì, dai, vabbè. Quindi 300 di ping va sempre bene. Ogni volta tu hai sempre 300 di ping, ma è colpa mia. Quello faccio io da vostro, perché sennò la voglio quello non lo tratto io. Beh, insomma. Perché tu sei più pro, tu sei più pro e quindi tu riesci a sopravvivere con lag, io no. Io sono un nabbo di questo gioco, devi pensare anche a questo, e questo è quello che fai passare. Tu ce la fai tranquillamente con il lag, io no. Ok, adesso devo ammettere che si sta sentendo fortemente. Per un breve. Vabbè dai, non pensiamo. Non pensiamoci. Ok, è il caso di usare un po' il rotellone. Sto finendo. Madonna che strage. Proiettili, devi uccidere l'assalto. Madonna quanto. Oddio! Tipo, saranno stati tipo in. Non vorrei dire una cazzata, ma saranno stati tipo in 100 adesso. Ce ne sono molti perché. Guarda, guarda! Ho trovato un segreto. Ho preso anche le chiavi. Sì, perché questo gioco funziona così. Funziona così, tu giri un angolo, hai trovato un segreto e tu wow! Sì. Ogni angolo che giri trovi un segreto e tu wow! Che figata, un segreto. Andiamo avanti. È pieno di segreti. Ok, andiamo avanti. Aspetta un secondo. Beh, comunque sono messo. Oh, cosa ho visto? Sopra. Ho visto una cosa. Hai trovato un segreto anche tu lì? No, là sopra c'era una vita prima. Sì, ma io sono pieno di vita. Ho trovato anche un segreto lì. Io non posso trovarlo, vabbè dai. Oddio, c'è quella. No. Aiuto. Ok. È morta. Sparagli i razzi. Aspetta, ma vediamo se ho colpi del devastatore. Ho il C4. Ho il C4. Ottimo, quindi? Adesso mi suiciderò col C4, quanto ci fai? Quanta vita hai? No, ho 99 di armatura e 112 di vita, dai. LOL, arrivo io col C4 due ore dopo, ma vabbè. Comunque manca un po' che l'ammazza. Dimmi dov'è, che la voglio far saltare anch'io. Dici, ti do una mano col C4. La sto cercando anch'io. Dov'è?
Dov'è? Ah, eccola. E zombie, ovviamente. Vabbè, ma devi darmi. Devi darmi la soddisfazione. Ok, proseguiamo. Bene, qui c'è qualcosa evidentemente che non va. Troppe munizioni. Troppa armatura. Troppa armatura. Troppe munizioni ancora. Troppi razzi. Troppi razzi ancora. Oddio, sono pieno di colpi. Del fucile d'assalto, sono pieno di colpi. Non ho neanche dovuto prendere le munizioni, wow. Anch'io, bene. Comunque, ecco, ti pareva ovviamente. Corpo a corpo? What? Avete visto? Mi era venuto corpo a corpo che non c'era nessuno. Beh, vabbè. Io sto andando di corpo a corpo, ma comunque l'ultima volta mi ricordo che sono stato mangiato dalla balena della sabbia. Cercherò di non fare la stessa cosa. Sì, è proprio la fine. È proprio la fine che fanno i dementi. Però vabbè, dai. Vabbè, bisogna essere un po' convinti anche. Vabbè, certo. Io sfrutterei un po' la terza persona, se sei d'accordo. Io sto in prima perché preferisco in prima, ma io sfrutterei kamikaze piuttosto. Lo so, ma sfrutta. Guarda, ti conviene quando ci sono ste robe qua. Vediamo un po' di sfruttare quando la terza è pieno persona. Di... No, non mi piace. Mi sono già fatto colpire. Non ci riesco in terza. Ah, non no? Non sono in grado, no, non ce la faccio proprio. Aspetterò ancora un po' a prendere la vita perché ne ho ancora tanta. Mi sono esplosi un sacco di kamikaze in faccia. Perché ovviamente sono io che mi faccio esplodere i kamikaze in faccia. No, via. Ok. Se usi la terza persona, certe cose le eviti. Come vedete io non sono un grande fan della terza persona, però quando ci sono i casi così è meglio usarla. Io mi trovo bene in prima, come potete vedere in prima sto facendo una strage. Intanto mi sono preso un razzo in pancia, però vabbè. Ok. Sto uccidendo il ciccione, ok. Qua dietro qua abbiamo intanto le munizioni anche. Chi è il prossimo? Esatto, ha detto chi è il prossimo. Ok, ecco chi sono i prossimi. Oh, i tori. Tori. Oh, prova a prenderli rotelloni. Con l'azzo, guarda che figata. Cosa? Guarda che figata se li prendi con l'azzo. Guarda che figata. Ti tirano con loro, no? Però i tori va bene, ma questi sono tanti kamikaze. Comunque fateli con rotellone che tranquillamente li fate senza alcuna difficoltà. Più o meno. Qualche difficoltà c'è, ma... LOL. Ci mette un po' a morire, insomma. Boom, boom! Che forte. Siamo fortissimi. Siamo pro, dobbiamo dirlo. Ok. Madonna. Ok. Questo mi ha. Guardalo il torero. Guarda il torero. Sì, prima che mi... Sì, prima che mi salti contro. Oh, qua c'era la vita. Mi ha fatto anche prendere. Via. Mi è esploso un kamikaze, no, sono i tori che mi stanno prendendo. Un kamikaze, c'è un casino bestiale, tutti su di me, perché su di lui, come vedete, non c'è nessuno. Beh, ho perso tutta l'armatura. Anche è perché... È perché? Sentiamo che scusa. Qui dice dannazione, sono bravo. Lo dice proprio fiero. È perché li ho schivati tutti. Oh no, arrivano gli amati clear. Mi è esploso un kamikaze in faccia. L'avevo proprio visto. Stavo cambiando arma, ero tranquillo, ma... Ok, io sto ero morendo. Impegnato a... Oddio, che mossa pro. Ok, io ho 53 no, okay, di vita adesso. 33 di vita. I clear portano giù 20 di vita. Buono a sapersi. Vado solo a prendermi l'armatura. È vero, cioè. Fanno il devasto. Ok, vieni qua. Sì. Intanto c'è una triangolazione di fuoco incrociato che evitiamo abbastanza bene, non proprio bene perché mi stanno beccando in pieno. Oh
Io sto per morire, non posso dire altro, ma sto per morire. Qui con la pistola, ho vinto. 4 di vita. Ok, sono morto. Un rock tame. Ok, sono un rock tame. Un rock tame. Wow. Inglese. Yeah. L'inglese non è mai stato importante. No, vabbè, dai, era tutto. Rock tame. Un rottame. Rock tame. Vorrei dire rottame. Rock tame. Boh. Ricorda molto. Boh. Comunque, ora, nonostante che io sia morto. Ok. La missione sta quasi per. Qua dice che è meglio di bravo, cioè che è pro. Che è più pro del pro. Non so se si capisce. Vabbè, avete capito, dai, lo dice anche. Vabbè, convinto. Insomma, dai, si capisce. È una traduzione semplice. Adesso mi mangia la balena, però mi incazzo. Ci sto prendendo. Okay, ho trovato un segreto. Sì, ha trovato così. Un segreto! Anch'io, madonna, abbiamo trovato un segreto. Bene. Te l'ho detto, giri un angolo e trovi un segreto. Cartucce del devastatore. Ora sapete perché. Chi c'è ancora? Mi sembra anche giusto, dai. Comunque la missione sta per finire, quindi che ne dici di salutare? Iniziare. Ma sì. Bene. Iniziare con i saluti. Con i saluti. Quindi siamo bene. Qui. Quindi, Daz e Zombie, abbiamo finito anche questa coop e niente, quindi se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi a entrambi i canali e non è finita perché dobbiamo fare a pezzi con lo stronzo. Ok, iscrivetevi a entrambi i canali, mettete un mi piace, magari andate a far visita anche al canale di All Italian Gaming. Che è una community gamer, vabbè, gaming, non me lo ricordo, comunque è una community. Non lo so, vabbè, passate di là che dobbiamo sostenere. E esatto, metterò anch'io che dobbiamo sostenere la community italiana, quindi da Daz e Zombie è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao.